Ciao a tutti i nuovi arrivati, ciao a quelli vecchi. Questo è il diario di una borderline. Mamma mia, la luce fa schifo. Bene, mettiamoci così. Allora, oggi vi volevo parlare di due tipi di crisi: crisi depressiva e crisi maniacale. Praticamente oggi sono stata stramale ed era una settimana circa che sono in crisi depressiva. Questo mi impediva di lavarmi, mi impediva di mangiare normalmente, mi abbuffavo, ero un po' distaccata dal mio ragazzo, anche per quello ieri cioè se n'è andato. In realtà era per un sacco di cose concentrate che voi avete giudicato male perché non sapevate la vera storia di quello che era successo. Comunque sia. Ero qui che stavo parlando con il mio ragazzo, gli ho detto io ho il cuore diviso in due metà, una appartiene ad un altro, e una appartiene a lui. Però io intendevo in amicizia, cioè una parte del mio cuore è in amicizia legata ad un'altra persona, mentre la parte del mio cuore è amorosa e legata a te. E niente, stavo di merda proprio. Poi non me ne sono neanche accorta, mi sono alzata, l'ho guardato, gli ho detto bene, io sto bene, tu stai bene, stiamo tutti bene. E sono entrata in una crisi maniacale, cioè in questo momento io sono in crisi maniacale, che vuol dire essere up, in modo molto up, cioè nel senso ti senti indistruttibile in quel momento. E niente, adesso sto così, di solito faccio su e giù, quindi probabilmente questa è un'app che durerà poco e poi ci sarà di nuovo la crisi depressiva dove io tendo a chiudermi in camera e non uscire. Spero di... ma il mio ragazzo tanto non me lo fa fare, quindi a posto. E niente di che, questa giornata è stata una schifezza, mi sono alzata male. Ieri sera il mio tipo si è quasi spaccato una mano. Io mi sono messa a lanciare tutto ciò che c'era nel giardino, panchine, sedie, tavoli, tutto. E mi sono messa a gridare a squarciagola come se non avessi un domani. E niente, mi hanno dato la terapia. Mi sono sentita meglio con la terapia. E più o meno dopo 2 orette di... ma tu ami Davide, ma Davide ama te, ma com'è sta storia? Cioè, siamo finiti cioè, che io non amo Davide. Amo il ragazzo con cui sto, Davide lo vedo tanto come un amico perché lui comunque mi ha supportata in certi momenti difficili della mia vita. Io gli voglio bene, ma non potrò sentirlo perché comunque ferirebbe la persona che amo. Perché giustamente, cioè, è un ex, non puoi sentirlo. E niente. Concludo il video così perché non ho più nulla da dire. Ciao.